quadrate che occupa una superficie pari a circa 300 campi da calcio e tratta 15 milioni di tonnellate di petrolio grezzo ogni anno. Il motivo di fondo è quello di cercare di lavorare nelle migliori condizioni possibili, no? E quindi il più possibile in autonomia, cioè non posso tutti gli anni partecipare ai progetti Saras, insomma, no? Perché la Saras non è l'unica azienda del territorio, nel nostro territorio, e quindi se noi vogliamo far conoscere il territorio ai bambini, non possiamo portarli tutti gli anni a vedere la Saras, no? Ma possiamo, cioè io sono d'accordo che ne so, che un anno gli si può vengono installati dei rapporti con la Saras, no? Perché è un'azienda importante, no? Però l'anno successivo deve essere un'altra azienda ad attirare le nostre curiosità, no? Che ne so, l'azienda di un pastore può essere, oppure l'azienda di Mani e Foreste, oppure che ne so, l'Ichinusa, un'azienda di pescatori, perché la realtà è variegata, no? E dunque per conoscere la realtà occorre avere tanti rapporti con tutti, insomma, no? Abbiamo chiesto ai bambini di lavorare attraverso nostri docenti, che venivano forniti da noi e affiancati ai loro, spiegare innanzitutto il perché è giusto che una raffineria esista, poi al di là della sua localizzazione, qual è l'energia che produce, energia indispensabile per andare avanti e per il progresso, per la crescita di tutti. Quindi attraverso questo abbiamo chiesto ai bambini, senza inizialmente minimamente condizionarli, di disegnarci come vedevano la raffineria. I primi risultati sono stati che alcuni vedevano la raffineria come grossi serbatoi, altri come un qualche cosa di pericoloso, cioè per esempio ci indicavano nel disegno, ci facevano vedere le fiamme, avevano sicuramente un'idea della raffineria non molto positiva. E questa è la mia valigia di spettacolo che uso per intrattenere i bambini, e c'ho abbastanza materiale per far giocare i bambini, un po' di tutto. Ci sono parrucche, poi clave da giocoleria, pettini, tutti i giocattoli che i bambini adorano. Bisogna avere un po' di fantasia anche per farli ridere. Poi sempre con la giocoleria ho pensato che per far ridere un bambino si potrebbe usare anche dalla giocoleria un po' più artistica, magari senza comprare gli attrezzi, attrezzi utilizzati a casa, si può, con un piccolo di fantasia si può usare anche questo per la giocoleria. La giocoleria si può fare con tutti gli oggetti che si vuole. E per far ridere un bambino è anche una cosa simpatica. Oppure anche con altri figli, sempre sulla comicità del bambino. Sono gli spazzoloni anche, che si usano lo stesso. Questo è un piccolo di manipolazione con una sfera. Si chiama contact, che sarebbe giocoleria a contatto col corpo, in modo che la sfera rimane il più possibile attaccata al corpo, senza saltare come gli altri attrezzi, senza allontanarsi, in questo modo. Noi a Portotones abbiamo rifiutato questo carrozzone qua. Stabilizzatori che non vanno, in mezzo alla polvere. Se questa è igiene per fare la visita, diciamo che è una copertura per le viti, per dire che le visite sono state fatte. E basta. Sempre uguali, anno per anno sono sempre le stesse, non cambia niente. Infatti. Visite queste qua che io le porto dal mio medico curante o da qualunque altro professore, non le prende neanche in considerazione.
considerando che quando non ho lavorato qui a San Rocco ho lavorato sempre in stabilimenti petrolchimici, quindi io ho avuto una patologia abbastanza seria che per il momento sembra risolta. Momentaneamente sono ottimista perché sta andando tutto bene, mi controllo, io ho avuto un intervento per un adenocarcinoma del colon. A proposito di questo, io non è che voglio dire che la causa sia stato il mio lavoro. Posso attribuirne una parte di responsabilità al lavoro che ho fatto, anche perché insomma, i pareri medici sono discordanti tra di loro, in quanto alcuni oncologi mi hanno detto che si tratta di una predisposizione genetica di noi sardi, questo tipo di tumore. Però so anche da parte di altri medici che la predisposizione è una cosa, ma la predisposizione ti favorisce se c'è una causa che ti porta a prendere il tumore. Ora, queste sono solo supposizioni, però il fatto è che comunque io mi sento parte toccata e mi piange il cuore quando sento addirittura ragazze di 30 anni che se ne vanno per un tumore, per queste malattie. Tutte queste cose da cosa dipendono? Ripeto, predisposizione genetica mi sembra però che sia una cosa che facilita lo scaricare delle responsabilità. Secondo me si dovrebbe esaminare più attentamente le cause e i numeri che abbiamo diversi da altri centri, da altri comuni che non hanno l'industria lì vicino, così vicino come c'è qui a San Rocco. Abbiamo fatto tante volte la richiesta per utilizzare l'ospedaletto lì al Chase e diciamo che per ora non abbiamo avuto risposta. Il problema risulta essere quello che i costi per le visite sono più alti rispetto a questi, diciamo, questi avventurieri che vengono con queste roulotte. Tutto lì. Basta. I lavoratori a rischio amianto. Che un giorno chiacchierando con loro e ho chiesto che tipo di test vi fanno fare, no perché ci controllano, sì no perché ci controllano, ma cosa controllano? Perché i controlli essenziali sono radiografia del torace, funzionalità respiratoria e poi uno importantissimo che è l'esame del catarro. Il catarro deve uscire dai bronchi per essere esaminato, perché le fibre terrificanti dell'amianto si incastrano nei bronchi. Quindi per vedere se ci sono o non ci sono va studiato il catarro. Sapete cosa fanno? Li fanno sputare, quindi sputano la saliva che si produce nel cavo orale in bocca e analizzano la saliva dove è chiaro che non c'è un accidente lì. Avete capito? Gusto, e tu risolvi a fare l'ospedale. E come te sa dire su ospedale? Che non mi ti credete una data che si vi sa dire, ancora non è nasce. E sapevo che stavo più su ospedale di no. I soldi si punta a Milano. Ma sta riprendendo tutta questa zona. Perché per andare all'ospedale lì a Cagliari ci vuole un'ora. Con la strada che hanno dovuto fare. Infatti, ci sono le ambulanze che restano anche 2 ore per andare a Cagliari. Quello non dipende, la distanza non è tanta. I soldi la Sara li fa e lo potrebbe fare. Bravo, Giuseo. Bravo, ci danno i moratti, bravo.